Chiasso viene spesso considerata come una città di traffico, una città di frontiera, una città dove c'è tanto cemento e dove apparentemente la natura sembrerebbe quasi esclusa. In realtà, se si percorrono un po' a piedi le vie della città, si scoprono tanti giardini, tanti parchi e altri spazi dove la natura è davvero presente. Una città con un grandissimo potenziale verde, ma che non era assolutamente sfruttato e che ben spesso veniva percepita dai cittadini come una città arida e anche abbastanza inospitale. Chiasso, la vostra prossima coincidenza. S10 per Lugano, Bellinzona, partenza alle Già nel 2006 abbiamo svolto un'esperienza simile, partendo proprio da terreni residuali, terreni abbandonati che proprio per il loro stato venivano percepiti negativamente dalla popolazione. Gli abitanti si sono così attivati coltivando questo terreno, modificando di fatto la percezione dello spazio all'interno del quartiere. Cioè, non penso assolutamente che sia un fenomeno contro tendenza. Penso che sempre più persone che vivono anche in situazioni, diciamo, di lavoro probabilmente molto stressanti, lontane da tutto quello che è tattile, lontano da questo rapporto diretto con la terra, sviluppano poi come una necessità, un desiderio di riconnettersi con la terra. Dopo questa coinvolgente esperienza del 2006, la prima questione è stata quella di trovare un luogo adatto per edificare in modo permanente degli orti comunali. Non ci siamo spaventati di andare a trovare, a cercare e accettare che ci venga data un'area comunque si può dire marginale, sì. E ci sono queste strutture sportive che sono molto vicine all'infrastruttura ferroviaria che coabitano e noi ci siamo proprio situati in questo interstizio tra la struttura ferroviaria e la struttura sportiva, spazi ovviamente dimenticati, che si possono chiamare i retri delle città, ma che magari oggi possiamo pensare che diventino dei nuovi centri. Radix Svizzera Italiana ha subito deciso di dare seguito a questo desiderio emerso tra la popolazione e di sostenere quest'idea che si rivelava promettente. Dal canto loro, le autorità comunali con cui abbiamo preso contatto si sono subito dimostrate disponibili ad impegnarsi sui temi della promozione della salute e della qualità di vita attraverso la realizzazione di un orto comunale. Il terreno dove sono stati realizzati questi orti comunali di Chiasso è a margine del quartiere più densamente popolato della cittadina, che è il quartiere di Via Soldini, ed è un quartiere caratterizzato da un abitato popolare, per così dire, dove ci sono dei grandi palazzi e dove le persone abitano in piccoli appartamenti e dove di fatto non è possibile avere un pezzetto di terra accanto per passare del tempo all'aria aperta. Quando ero bambina, allora io leggevo questo libro della Heidi, no? E dicevo a mia mamma leggendo quel libro, oh mamma che bella la Svizzera, mi piacerebbe tanto andare, che bei monti. Allora mia madre rispose, te, tu, in die Schweiz, da kommst du nie hin, da wohnen nur ganz besondere Leute. Perché io non sarei mai andata in Svizzera perché lì abitano solo le persone importanti. A quei tempi lì ero sposata con un ferroviere che grazie alla convenzione di San Gottardo potevamo stare qua in Svizzera. Ho ricevuto un prospetto, posso dire, no? E anche pensavo da un po', magari un piccolo orto non è che possa essere anche utile, bello anche, no? E così ho colto l'occasione, mi sono presentato, ho fatto domanda. Sì, perché è tutto collegato sia la psiche che il fisico, no? Ci si distrae e comunque sono altre impressioni, no? Prima non avevo voglia o non avevo neanche il tempo, capisci? Adesso provo, se va bene e se non va vediamo. È una Ormai. prova, è come fare terno all'otto.
Io sono nato a Chiasso e ho 66 anni, sono sempre stato a Chiasso. C'era più movimento, anche gli spedizionieri e poi i trasporti, ecco. Case di spedizioni che ce ne sono poche, grosse, ma invece nostre erano tutte piccole che lavoravano tutto. E io aiutavo quando c'erano i miei genitori, avevamo un pezzetto vicino a casa, giù in fondo via Ghisan, che abitavamo lì, e io andavo a vangarlo perché mio papà faceva fatica, ma poi l'orto lo facevano loro, lui e mia mamma. Noi veniamo sempre alla sera, questa settimana no perché continuava a piovere, alla sera a bagnare, mai trovai qualcuno, due chiacchiere, dire guardi il mio orto com'è, o al me, il me è più se bel dal todo, magari c'è anche gara. Vede che sono venuti su i pomodori, però non vengono perché le piante basta, però si parla perché magari è gente che si conosceva già e poi c'è gente che non si conosceva. Ah, non lo so cos'è, un bruco? Ha mangiato due piante di finocchi. Se lo metti sul concime, cosa fai? Il bio. Il bio vengono su quelle cose lì. E il bio io non ho ancora capito, perché ci hanno spiegato giù, però io gli ho detto, io posso buttare il letame. Sì, organico si può, però c'è anche una cosa che se c'è in giro delle bestie o cosa, devi mettere degli insetticidi. Penso che loro non siano tanto d'accordo. Gli orti sono comunque dei luoghi dove bisogna comunque delimitare un pochino, no? La parola stessa, hortus, si dice che c'è qualcosa di diritto, no? Pensato che il palets poteva essere un oggetto molto semplice che richiamava anche, diciamo, un po' il linguaggio di Chiasso in quanto città, nodo intermodale di trasporti e quindi una città comunque abituata a caricare e scaricare i merci e che è stata, si identifica diciamo con questa attività logistica e economica. Di solito un pallet fa sempre un po' paura perché si vede le situazioni di carico, di scarico in mezzo a questi trucks enormi con delle mercanzie che pesano spesso tonnellate. Qui si vedono questi sassoni che escono fuori dalla pancia della Transit, quindi sono comunque materiali diciamo, che non fanno parte del nostro quotidiano. Eppure sono diventati domestici e un bancale di rover, diciamo che sembra un oggetto molto semplice, molto statico, in realtà, come possiamo vedere, ha permesso di creare dei muretti, ha permesso di creare dei percorsi, ha permesso di creare delle panchine, ha permesso di creare degli scalini, ha permesso di creare delle sedute e quindi direi che è un materiale estremamente versatile. Ho messo i cornetti, fagiolini quelli, fagiolini verdi. Adesso di qua metto le zucchine, poi metto insalata, catalogna, prezzemolo, basilico. E così vediamo come viene l'orticello. Ma è anche la passione che tira a fare l'orticello. Ho avuto sempre passioni e poi sai, si fa fatica andare avanti. Allora avere un orticello aiuta. Ma un progetto non è mai solo forma, ecco, questo penso sia molto importante da dire. Quindi questo progetto, processo, ha tutti questi ingredienti, diciamo, di essere, di avere ricreato una dinamica sociale, di aver far ripartito una dinamica vegetale e poi di avere anche magari dato forma a degli spazi che prima erano informi. All'inizio pensavamo fosse un progetto si indirizzasse di più magari alle persone anziane, poi facendo questo lancio così di richiesta che fosse interessata dagli orti ci siamo accorti che ci sono stati
giovani famiglie, single di ogni età, e persone anziane sicuramente e persone anche di provenienze geografiche diverse, persone alle quali fa anche piacere magari coltivare degli ortaggi che non trovano nei negozi locali. Io sono portoghese, ma i miei genitori lavoravano anche la terra, cioè erano agricoltori praticamente. Sì, adesso farò anche arrivare un po' di semine da giù e provare a vedere se riesco. Io sono rimasto proprio incantato quando ho visto questo, stavano cominciando a costruire, proprio molto bello. Sei, salta! Yeah. Vuol dire che l'orto è diventato uno spazio pubblico. Questo per me è molto importante. Cioè, vuol dire che prima non penso che questo spazio di macerie fosse attraversato alle 4 del pomeriggio da una giovane famiglia. Questo luogo, diciamo, è entrato a far parte dell'immaginario spaziale di questa collettività. C'è da chiedersi se non è forse su queste nuove tipologie di spazi pubblici che bisognerebbe confrontarsi, con queste nuove possibilità, che sono anche delle possibilità che tra l'altro sono molto sostenibili. Sono italiano e calabrese, della Calabria. Ah, sono partito dalle mie parti, che ero molto giovane. Queste zucche producono su un solo ceppo, in modo che non occupano molta superficie. Guarda, la soddisfazione di queste zucchine coltivate da zero, se le trovi in tavola, è immensa. Essendo cresciuto con la nonna, ho imparato un po' i trucchi del mestiere. E abbiamo vangato l'otto, piantato il giorno stesso, fai che dopo 3 settimane già mangiavamo la prima zucchina. Per garantire una corretta gestione degli orti condivisi, le autorità comunali hanno di fatto passato il testimone all'Associazione Orti Comunali del Penz, che raggruppa tutti gli orticoltori che si prendono cura delle diverse parcelle. Non saranno appunto dei professionisti o dei funzionari del comune a gestire l'attribuzione, il rispetto del regolamento che regola appunto e disciplina l'uso degli orti comunali, ma saranno proprio le persone stesse a essere coinvolte, ad avere queste responsabilità per garantire anche la continuità di questa iniziativa, di questo progetto. Io li ho fatto gli involtini e poi ho fatto gli involtini, involtini pieni di pasta. Ho incrociato un signore di una certa età che gli ho fatto i complimenti per il suo basilico e per i fagiolini così, così grandi, così belli, e lui mi dice, ma non sono me, sono di una mia amica. Gli ho detto, beh, allora ha scelto bene la sua amica, è una grande giardiniera. E lui mi dice, sì, però sa, a venire a curare il suo orto, mi è venuta anche a me la voglia di averne uno. Poi mi piace molto pensare che questo giardino, la manutenzione non verrà fatta da giardinieri professionali, ma verrà fatta proprio da una parte della popolazione di Chiasso, in quanto ogni persona quindi avrà la responsabilità di curare il suo piccolo appezzamento di orto, ma anche mi piace proprio pensare di terra, no? E come qui avere con noi una 50 di giardinieri planetari, sono persone che cercano anche, non so se in modo diciamo più o meno esplicito, cercano anche sicuramente questa emozione del ritrovare la generosità della terra. Che zuccona! Nonna! Sì, mia nonna coltiva molto bene le cose e le cura bene bene. Thank you.
Prendi un macio a te, anche io uno. Te mi ha chiamato, non so qua. Ma io l'ho urato, No, no, non ruba, non si preoccupa. No, è la roba nostra. Vieni, vieni, anche tu prendi, vieni. Devo buttare la bottiglia prima, arrivo.